confronto tra i candidati a sindaco seguendo le linee del trasporto pubblico, parte linea elettorale. Tutti i pretendenti alla guida di Palazzo Mercanti si confrontano su un autobus, nei quartieri, nelle frazioni e nel centro storico di Piacenza. Così ci avviciniamo alle elezioni amministrative del 12 giugno. Per trasparenza, lo diciamo fin dall'inizio, non aderisce Samantha Favari, candidata a sindaco della lista 3V, che non ha accettato di indossare la mascherina a bordo dei pullman. Linea 1 a bordo con il sindaco uscente Patrizia Barbieri, che si ricandida con il centrodestra, e Katia Tarasconi, candidata a sindaco del centrosinistra. Il viaggio in autobus parte dalla stazione a Piacenza, e non solo, è un po' il biglietto da visita della città. Come si deve intervenire su quest'area che qualche problema lo presenta? Allora, noi siamo intervenuti subito con quello che è stato il tema delle rastrelliere. Abbiamo cercato di portare ordine e soprattutto abbiamo cercato di fornire un servizio ai pendolari, facendo quel servizio di deposito H24 e ricomprendendo questo servizio nel biglietto del trasporto di chi ha l'abbonamento. Poi abbiamo con IREN contratto quello che è una sponsorizzazione per la manutenzione di tutte le aree esterne, tant'è che l'area del piazzale è manutenuta ed è stata notevolmente abbellita. Secondo noi il piazzale della stazione ovviamente è un biglietto da visita per la città. Quando arrivano i turisti via treno devono trovarsi di fronte un luogo molto decoroso e molto pulito. C'è un problema con il sottopasso che va pulito e messo in ordine. Quindi il tema di Piazzale Marconi è un tema di decoro urbano. La fontana, ahimè, è spenta e molto sporca. Capito, però è spenta e sporca. No, c'è il contratto, quindi, che parte a maggio, quindi voglio dire, è un appalto. Quindi credo che si debba fare una migliore manutenzione dell'estetica. Poi abbiamo tutto il tema di Borgo Faxal, che ovviamente è un tema che viene da anni di problematiche, al quale però urge mettere mano. Però su Borgo Faxal bisogna ricordare che abbiamo stipulato quel contratto con la regione, per cui tutto l'ufficio del lavoro andrà lì. Prendiamo una questione concreta, quotidiana, stazione, i pendolari chiedono più sicurezza nei parcheggi, perché poi arrivano al mattino, vanno via la sera e qualche brutta sorpresa se la trovano. I controlli da parte della Polizia Municipale vengono fatti regolarmente, c'è poi un problema di ordine pubblico che ovviamente viene coordinato da quella che è il lavoro della Questura e dalla Prefettura. Tutto quello che si può fare, ad esempio con l'implementazione delle telecamere, è stato fatto. È evidente che l'attenzione va sempre tenuta molto alta. Sicuramente illuminare maggiormente il piazzale dei pendolari, perché è lì il luogo, diciamo, più difficile. E poi c'è anche un tema ovviamente di zona, perché non dimentichiamoci che siamo adiacenti ai giardini Margherita e che quindi tutta quella zona va presidiata in modo corretto. Sì, sui giardini Margherita però avrei qualcosa da dire, perché i giardini Margherita per la prima volta da quando ci siamo noi vengono vissuti addirittura da scolaresche